Eccoci qua, bentrovati. Io do il benvenuto al presidente del CSM Toscana, Piero Pi. Bentrovato, presidente. E bentrovato al presidente di Camera di Commercio, Massimo Guasconi. Bentrovato. Allora, perché siamo insieme al presidente CSM e al presidente di Camera di Commercio? Perché vi racconteremo in anteprima la prima edizione del Festival Territori d'Impresa. Un festival che assume un significato molto, molto importante, a maggior ragione per i tempi così complessi che l'economia a livello nazionale e internazionale sta vivendo. La concentrazione, lo sforzo corale di tutte le principali associazioni di categoria insieme ai comuni della Valdelsa e poi con CSM e Fondazione Monte dei Paschi hanno dato vita a questa realtà che prenderà il via il 28 di settembre. Allora, Presidente Pi, intanto facciamo un po' un overview. Come è nato questo progetto? Qual è il suo significato? Quest'idea è nata in un confronto con le associazioni di categoria all'interno anche della Camera di Commercio, perché insomma, è un ragionamento che abbiamo fatto molti mesi fa, prima ancora dello scoppio, della guerra tra Russia e Ucraina, e nasce dall'esigenza di ridare una continuità non solo di immagine ma anche di presenza a una zona, quella della Valdelsa, che ha un'alta capacità manifatturiera e che da un po' di tempo non si presenta in modo unitario. Quindi la manifattura, quindi le imprese, vogliono in qualche modo rappresentare l'unitarietà di questo territorio. L'idea è sviluppare progetti in accordo con i comuni del territorio stesso, con la regione, per qualificare le aree produttive, per dare un senso sempre più profondo alle relazioni che ci sono, nel sistema di imprese locali e quindi creare quelle condizioni di attrattività del territorio valdelsano che possono portare le imprese presenti a rafforzarsi e anche essere uno stimolo alla, capacità di attrarre nuovi imprenditori e nuove imprese nel nostro territorio. Non ultimo, chiaramente, siamo alla vigilia comunque di iniziative importanti, se pensiamo al Biotecnopolo, per esempio, che prenderà vita a Siena e la Valdelsa è il naturale sviluppo per tanti aspetti, anche di quello che può essere una linea di investimento industriale, legata anche alle scienze della vita e a tutto quello che ha a che fare con il progetto di fondo del Biotecnopolo, ma solo per fare un esempio, da questo punto di vista. Poi ci sono settori importantissimi che in questo momento hanno bisogno di sostegno, a partire dal cristallo, a partire dall'industria meccanica, quella della camperistica, insomma, che sono la forza della Valdelsa e questa parte, se vogliamo chiamarla più tradizionale, anche se ha fortissimi contenuti innovativi, ha bisogno veramente di una capacità di rappresentanza, al di là adesso delle problematiche connesse alle questioni energetiche che sono drammatiche per tutti, no? Da questo punto di vista. Però, finisco, mi è piaciuto molto in un incontro di ieri quello che hanno detto alcuni imprenditori, no? Hanno detto, perfetto, abbiamo questo problema, siamo stressati e siamo violentemente, diciamo, stressati dalla questione energetica. Ma se partiamo dal principio che non avremo mai una situazione perfetta da questo punto di vista, dobbiamo rimboccarci le maniche e comunque pensare che per stare sul mercato durante tutta la nostra vita, il discorso che facevano loro, abbiamo affrontato problemi e abbiamo sempre trovato le soluzioni. Quindi dobbiamo trovare in ogni modo le soluzioni perché non possiamo perdere questo valore che rappresentiamo per la provincia di Siena e per la regione toscana. Presidente Guasconi, intanto un elemento già vincente per questa prima edizione che sta appunto per cominciare. Tra l'altro vi ricordo che questa emittente trasmetterà in diretta l'evento di apertura che si terrà presso le aziende Le Tenute Piccini, una grande azienda di vino che ha la sua headquarter a Casole d'Elsa e che ospiterà appunto nel suo auditorium il convegno di apertura il 28 di settembre alle 17. Fra gli ospiti presenti che interverranno ci sarà l'amministratore delegato di Ital Preziosi, Ivana Ciabatti, ci sarà Valentino Mercati, il presidente di Aboca, quindi grossissimi imprenditori che si confronteranno in particolare sul tema
territorio e impresa e il loro legame. Su questo vorrei un suo intervento, perché questo festival ha fra i suoi temi questo tema cardine, cioè ragionare sull'importanza di imprese che decidono di rimanere, di crescere, di investire su un territorio, ma anche di come un territorio deve rispondere e coadiuvare questo tipo di investimento. Beh sì, qui c'è un tema ovviamente di una grande tradizione di impresa. La Valdelsa da sempre è stata un po' il nostro centro, fulcro anche della nostra provincia, come ovviamente indirizzo anche del manifatturiero, quello che ricordava anche prima il Presidente Pi, perché ormai fa parte appunto della tradizione, ma una tradizione che è radicata nel territorio. Il territorio, come giusto quello che dicevamo, ha un fortissimo rapporto con l'impresa e questo festival si può proprio l'obiettivo di mettere in risalto la possibilità che questo territorio torni ad essere protagonista attraverso l'impresa. Viva anche l'impresa, le imprese saranno aperte, saranno oggetto ovviamente anche di iniziative proprio culturali, facendo proprio riferimento a questa tradizione, e soprattutto si porranno il tema non solo quelli che sono stati già citati dal Presidente Pi, quello ovviamente dell'attrazione, della forte capacità di offerta di questo territorio, sia come ma anche e soprattutto come cultura nel settore proprio della offerta, cioè nella domanda e offerta lavorativa, perché qui l'altro tema che ci si pone è quella della formazione, di una formazione da sempre che ha sempre seguito delle evoluzioni. Immaginiamo quello che prima era il grande comparto, prima riferito inteso negli anni 60-70, esempio dell'arredamento, che ha saputo evolversi nella camperistica, addirittura nel nautico, perché molte delle nostre imprese addirittura servono tra i nomi più importanti anche nel settore nautica, ma che ha tratto sempre dei riferimenti dalla propria tradizione. Quindi tutto quello che ovviamente cercheremo di fare con le imprese ovviamente come protagoniste, sono anche venuto da loro proprio questo input importante di aprirsi a questo al territorio e di riconoscere questo territorio come valore stesso dell'impresa, che ovviamente lì è nata, lì si è radicata, lì si è sviluppata e lì affronta tutte le difficoltà che venivano ricordate anche prima appunto dal Presidente Pi, perché è un'impresa come fatto sociale, fatto anche culturale, come dicevo, e quindi c'è una notevole, credo, serie di iniziative che mettano insieme tutto questo mondo, ovviamente quello, come dicevo, della cultura d'impresa, della formazione, perché una grandissima anche parte sarà legata anche alla partecipazione dell'università e di altre ovviamente realtà. Immaginiamo quello che sta succedendo oggi con gli ITS, quindi con una grande richiesta di formazioni e di profili tecnici assolutamente specifici di cui l'impresa ha bisogno, ma ripeto che il territorio poi è in grado, attraverso investimenti importanti sui ITS anche che sono presenti sul nostro territorio, di dare. Quindi sarà un'occasione davvero importante, credo unica tra le poche, voglio dire anche in Italia per quello che ne sappiamo, che ovviamente ragionerà così a 360 gradi di questo mondo e farà partecipare il territorio alla vita d'impresa. L'impresa che appunto andrà a toccare i tanti aspetti che un territorio dove investono e crescono impresa va a inglobare. Tanti sono anche gli appuntamenti, Presidente Pi, vogliamo fare un po' una overview dei principali, sì. Poi ovviamente vi ricordo sul sito di CSM Toscana, su tutti i suoi social trovate ovviamente tutte le informazioni. E dico 30 secondi. Necessario ringraziare anche velocemente, no? Tutti coloro, a partire dalla Camera di Commercio, chiaramente le quattro associazioni di categoria del settore manifatturiero, CNA, Confartigianato, API Toscana e Confindustria, Fondazione Monte dei Paschi, CTQ che partecipa con un proprio evento coordinato con noi a questa iniziativa, tutte le scuole, diciamo, del nostro territorio che sono un anello importante di una parte delle iniziative di cui adesso velocemente dirò qualcosa, e poi anche la Regione Toscana, perché naturalmente avremo una conferenza stampa il 26 in giunta regionale, avremo l'assessore Marras il 28 da Mario Piccini, avremo il presidente Gianni il 2 ottobre alla Seges, quindi c'è una presenza anche della regione molto forte, tutti i comuni del territorio, compreso il comune di Siena, anche il comune di Siena ha dato il patrocinio all'iniziativa come comunque comune capoluogo del nostro territorio, e quindi è
un palcoscenico molto partecipato di soggetti non, non secondari, no? Quindi il mondo dell'impresa veramente si apre al territorio e ci sono 12 artisti che esporranno in 12 aziende, ci sono 12 workshop dentro le scuole, ci sono molte aziende che apriranno, quindi insomma, c'è un contesto. Il festival poi incontrato con grande comunque idealità e anche rispondenza un'iniziativa specifica dell'Associazione del Cristallo di Colle del Comune di Colle, quindi in particolare il 1° ottobre, ma anche poi in altre occasioni avremo molte iniziative nelle piazze di Colle, abbiamo 2 convegni dedicati al cristallo, quindi insomma, c'è tanta sostanza. E poi c'è una cosa a cui tengo molto, sono 2 iniziative il 29 pomeriggio all'Accabia Poggi Bonzi, alle 16:30 con la presenza di Graziella Linari, che è la vedova di Pierluigi Linari, che ricordiamoci questo grande imprenditore a cui si deve proprio la costruzione del settore della camperistica in Valdelsa. Avremo insieme a Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica, la presentazione del premio Valdelsa, prima edizione, che ci sarà nel 2023, che è proprio finanziato da Graziella Linari. E poi avremo un convegno importante, un altro soggetto che abbiamo incrociato, approfondendo, è proprio, come si dice, una miniera di idee che stanno venendo fuori e sono convinto che in questi giorni ne verranno fuori molte di più. Abbiamo incontrato una società importante, presente sul nostro territorio, IREN, Energia Ambiente, e con loro presenteremo un progetto che insomma, ci interessa molto anche come centro sperimentale del mobile Regione Toscana, un progetto di realizzazione di un impianto per il recupero degli scarti del legno a Scarlino, e lì avremo molte aziende, non solo della Valdezza, che inviteremo a partecipare a questo convegno. Poi c'è l'evento la mattina del 29, importantissimo, con le scuole all'auditorium del complesso scolastico Alessandro Volta a Colle Valdelsa, con centinaia di ragazzi delle scuole medie superiori presenti e altrettante centinaia e centinaia collegati a ragionare di economia circolare con soggetti di primo piano. Questo per esempio è un progetto concordato e voluto molto anche con la Fondazione Monte dei Paschi, che anche insomma, negli ultimi anni ha lavorato molto in questa direzione. Avremo poi, come abbiamo detto prima, le fabbriche aperte con gli artisti, con i workshop e poi tutti gli eventi del sabato con il cristallo e poi la domenica la chiusura col presidente Gianni, con i sindaci, sempre in un'altra azienda importante di Poggi Bonzi, la Segis di Franco Dominici, e lì chiaramente il confronto con la Regione sarà importante, perché alla Regione presenteremo un documento condiviso con le amministrazioni comunali e con le forze economiche che porrà con molta semplicità e molta schiettezza e molta sintesi pochi ma qualificati temi che sono al cuore del rapporto proprio fra imprese e territorio. Quindi abbiamo bisogno di qualificare, abbiamo bisogno di avere una visione pluriennale degli investimenti che sono necessari per le imprese, insomma tutti i temi che abbiamo toccato tante volte, che però questa occasione del festival ci dà modo di inserire in un contenitore, in un contesto che, avendo una visione poi anche successiva, ci potrà consentire nell'edizione successiva e durante questo passaggio dal 2022 al 2024 di poter valutare insieme alle imprese e alle loro associazioni anche la capacità delle istituzioni del territorio di restituire soluzioni effettive ai problemi che vengono presentati. E quindi veramente un grande ringraziamento a tutti, per ultimo naturalmente alle decine e decine di imprese che hanno finanziato il festival, ecco, perché vorrei, per me il più grande valore è proprio questo, cioè non siamo andati a cercare risorse pubbliche. Questo festival è organizzato tutto con risorse sostanzialmente delle imprese, con alcuni non eccessivi ma qualificati interventi anche di soggetti, dalla Fondazione alla Banca di Cambiano alle associazioni di categoria, ma il 90% del finanziamento del festival è proprio a carico e voluto e accettato dalle imprese, e questo è un valore, io penso, anche per i cittadini, per i dipendenti delle stesse imprese che hanno dato vita al festival, sia un valore assoluto.
Quindi le imprese che decidono di raccontarsi, di raccontare i temi di attualità che le imprese stanno vivendo, i grandi problemi, le grandi sfide, ma anche i grandi valori, e quindi il primo su tutti un legame con un territorio. A proposito di questo, fra poco, appena chiudiamo il nostro intervento introduttivo, andremo a conoscere queste imprese che hanno deciso di partecipare, di sostenere questo festival, questa riflessione, questo momento insieme. Siamo andati a conoscere le loro guide, loro amministratori delegati o presidenti, per un racconto da dentro su cos'è un legame fra un'impresa e un territorio, qual è la storia della loro impresa, cosa significa fare innovazione oggi. Abbiamo chiesto queste tre domande e le loro risposte saranno assolutamente interessanti. Ovviamente noi seguiremo l'evento, come vi dicevo, di apertura del 28 in diretta, sia TV che streaming, in TV sul nostro nuovo canale regionale 84, in streaming sulla nostra web TV. Stessa cosa per l'evento del 29 mattina, l'evento dedicato alle scuole, ai ragazzi, l'avvicinare al mondo ragazzi al mondo delle necessità delle imprese. Poi racconteremo con tante interviste ovviamente il dipanarsi delle giornate di territori d'impresa. Un'ultima battuta col presidente Guasconi prima di lasciarvi alla voce, alla testimonianza degli imprenditori. In un momento estremamente divisivo come quello che stiamo vivendo sullo scenario internazionale, sullo scenario nazionale con le prossime elezioni, voi avete raccolto tutte le associazioni insieme con CTQ, avete raccolto tutti i comuni con una voce comune legata al mondo dell'impresa. Questo, diciamo, mi sembra un bel simbolo. Beh sì, perché poi alla fine abbiamo visto una grande unità, unità di intenti, di vedute, ma anche proprio questa voglia di mettersi un po' così su un palcoscenico e ovviamente, come dicevo, avere la possibilità di parlare dell'impresa attraverso questo territorio che ovviamente ha fatto nascere, ha fatto prosperare l'impresa in questi decenni, che quindi sono per noi il nostro riferimento. In un momento particolare, peraltro, che vede purtroppo le nostre aziende proprio un po' sballottate tra situazioni particolari, perché noi abbiamo visto, abbiamo scoperto che le nostre aziende quando è finito il Covid si sono riscoperte tra le più competitive a livello mondiale, sto parlando, perché i nostri dati sulle esportazioni ce lo confermano, lì la competitività è evidente, abbiamo avuto dei numeri che nessun altro paese, né europeo ma anche competitori stranieri, ha potuto annoverare rispetto a quello che le nostre imprese invece sono riuscite a fare. Basta guardare, insomma, i valori di Siena sui settori quelli principali, che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, e dall'altro si sono trovate a dover affrontare questa grandissima penalizzazione dei costi energetici, che per le nostre aziende energivore, fra tutti la cristalleria, ma insomma, le cartiere anche in altre parti d'Italia, le nostre fonderie, ci sono tantissime fonderie anche in Valdezza, e quindi è chiaro che passare da un momento in cui avevamo recuperato anche dei gap che per noi erano anche un po' atavici, quindi avevamo davvero in poco tempo approfittato anche purtroppo di questa grande penalizzazione del Covid, ma le nostre imprese erano riuscite davvero a trasformare questo problema in un'opportunità. Oggi è davvero difficile poter pensare che questa competitività possa essere mantenuta, anche perché questi grandi costi drenano tante risorse, le risorse che vengono a mancare purtroppo non possono essere utilizzate per gli investimenti che le nostre imprese invece hanno dimostrato di volere fortemente, e questo ovviamente ci preoccupa molto, ma ripeto, fare un ragionamento di apertura con il territorio, con, come dicevo, questa funzione anche sociale di tenuta dei territori che l'impresa ha, secondo me questo è il più grande dei messaggi e il più grande, diciamo, delle opportunità che si riusciranno a mettere in campo con un'occasione di questo tipo. Io ringrazio il Presidente Pio e il Presidente Guasconi, vi lascio alle testimonianze delle imprese che saranno protagoniste della prima edizione di Territori d'Impresa. Noi saremo ovviamente presenti per raccontarvi questa iniziativa. Grazie a tutti voi intanto per l'attenzione.